Grazie, questo è un nuovo outfit sempre pensato per la scuola, un pochino più semplice rispetto al primo che ho fatto e anche questo sì, è con i pantaloncini, perché nella mia scuola così ho letto anche che in altre scuole sono permessi. Poi ovviamente non c'è bisogno di dirmi nei commenti che nella vostra scuola non si possono indossare, basta semplicemente sostituirli con dei leggings, ma vabbè, a scuola mia anche i leggings che si mettevano delle ragazze che anche non potevano neanche permetterseli, no? Non lasciavano niente all'immaginazione neanche quelli. Però se appunto indossati con qualcosa di coprente si possono indossare, oppure potete sostituirli con dei leggings. Io però ho messo dei pantaloncini anche perché anche io li indossavo a scuola tranquillamente, per cui ho scelto i pantaloncini. È un outfit che potete comunque utilizzare per tutti i giorni, per i primi giorni, perché le temperature ancora lo permettono se potete indossare gli shorts. Ed è un look casual, però molto molto carino, stile, non lo so, bambolina giapponese, non lo so, perché mi hanno definito così e quando appunto ho indossato questo outfit oggi. So, prima di tutto vi faccio vedere che ho il solito mono orecchino di Tallywhale, poi comunque vi metterò tutte le cose delle cose indossate nel box informazioni. Quindi mono orecchino di Tallywhale, spero di inquadrarmi. Poi ho un carinissimo fiocchetto perché ho fatto una coda alta, bella mossa, anche se in realtà i miei capelli sono corti con la coda, quindi non so, anche se mi arrivano tipo fino al sedere, con la coda si accorciano fino a qui. Comunque, ho scelto di abbellire la coda e renderla un pochino più femminile con questo, aspettate che mi abbasso, con questo fiocchettino rosa, rosa cipria, che riprende i colori del cardigan. Praticamente l'outfit ruota intorno a questo cardigan che ha dei colori borgogna, rosa cipria, bianco, eccetera. Quindi ho voluto giocarmela basandomi su questo capo che è veramente particolare e carino, l'avete già visto. Poi ho come altri accessori questo orologio bianco con il quadrante ricoperto, cioè il perimetro ricoperto da questi brillantini che riprendono esattamente, almeno in parte, i brillantini del contorno di questo gufetto, questa collana bellissima, veramente stupenda, questo gufo grandissimo, mi piace troppo, ed è appunto una collana in metallo dorato, così come i dettagli dell'orologio. E poi ho indossato anche questo braccialettino che avete già visto tantissime volte, perché comunque è semplice, però così dà un tocco in più, insomma, ed è questo qui con tutte le perline e insomma, semplicissimo. Come accessori non ho nient'altro. E adesso passo a mostrarvi l'outfit. Comunque, vabbè, se non vi piace potete cambiare qualcosa. Se non vi piace il cardigan potete metterne un altro, ovviamente. Le scarpe, soprattutto perché sono scarpe da combattimento che ho da tipo 6 anni, delle Nike abbastanza rovinate, però sono comodissime e non si sono rovinate almeno internamente, quindi io le adoro. Potete mettere delle sneakers, potete mettere, non lo so, delle scarpe con la zeppa interna, magari bianche, per riprendere la canottierina, quello che volete. Comunque io vi mostro un outfit semplice, no? Con quello che ho, non è che vi posso comprare delle scarpe nuove per fare il video, ovviamente. E quindi adesso vi mostro cosa indosso. Come sempre, canottierina semplicissima di base, perché secondo me una canottierina bianca, vabbè, questo credo già lo sappiate, può essere appunto abbinata con praticamente qualsiasi cosa, qualsiasi stile. Vabbè, questa canottierina è semplicissima di cotone proprio perché è un outfit molto semplice. Poi ho indossato questo cardigan che è di OASAP, ve l'ho già fatto vedere in un video ed è veramente morbidissimo. È un tessuto veramente, cioè, si vede proprio al tatto. Sembra proprio che non ce l'abbiate addosso, è veramente leggero, proprio comodo, veramente per tutti i giorni, proprio classicissimo, come se fosse quasi una vestaglia, ecco, è proprio un kimono, per cui sì. Quindi è fatto in questo modo, faccio vedere, se magari non avete visto il video di OASAP, ha le maniche larghissime, a pipistrello praticamente, belle larghe, anche larghe nel senso di manica. Poi qui non ha bottoni, non ha nulla, quindi rimane semplicemente aperto in questo modo, bello bello largo. La trama è fatta, vi faccio vedere da dietro in questo modo, così con tutti i fiori, i pappagallini, eccetera. E quindi questo, come vi ho detto già prima, la collana, quindi carinissimo, molto molto semplice, devo dire.
Per la parte inferiore ho scelto di indossare appunto degli shorts, però non di jeans questa volta, ma semplicemente color borgogna, che praticamente è un colore un pochino più insolito, un pochino più particolare, che comunque sta bene anche con i colori del cardigan, del kimono. È anche un colore, praticamente un colore autunnale, che quindi va benissimo anche per questo tipo di look. Potete scegliere di indossare dei leggings o dei jeans che abbiano questo colore. E quindi niente, sono dei semplicissimi pantaloncini che prima erano appunto dei jeans lunghi, però io ho tagliato le gambe e quindi sono diventati degli shorts. Infine, come scarpe, come vi ho anticipato prima, sono delle Nike che ho da circa 6-7 anni, quindi sono rovinatissime, non vi spaventate, ecco, però sono comodissime, le uso veramente tutti i giorni quando voglio un look più casual, quando voglio stare comoda e non voglio stancare troppo i miei piedi. Quindi queste ovviamente potete scegliere di indossare anche, credo siano anche un pochino più indicate, magari delle Converse o delle Vans, insomma Adidas bianche, che riprendono anche meglio il colore della maglietta, dato che queste scarpe sono un pochino vissute. Quindi questo era l'outfit per questo video. È un outfit veramente semplice, però abbastanza particolare, devo dire. Potete comunque giocare sempre con gli accessori quando indossate dei capi basici. Per esempio, stavo pensando, se magari non volete un look troppo femminile, ecco, potete per esempio togliere il fiocchetto e aggiungere, per essere un pochino più intellettuali, degli occhiali da nerd, per esempio. Stile Leonard di The Big Bang Theory, una cosa del genere. Potete metterli così, oppure se magari siete di questo stile ma volete qualcosa di più particolare, potete metterne un paio, non lo so, un pochino più effetto occhi di gatto, in questo modo. Quindi anche questo un pochino più femminile, però appunto togliendo il fiocchetto. Quindi giocate particolarmente con gli accessori, perché quelli, come avete visto, cambiano totalmente il look e anche lo stile dell'outfit. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!